Alessandro Bertolini nel 1987 arrivava a braccia alzate a Borgo. Cosa si ricorda di quel giorno? Ma soprattutto una grande vittoria segnata da questa gara molto importante che tuttora si presenta nel calendario sia giovanile che degli allievi molto di calibro. E sono orgoglioso di aver segnato l'Albo d'Oro in questa competizione e oggi sono qua col Borgo con tutti i giovani a festeggiarlo da atleta, ma prossimamente dando l'addio alla Gazzega di Mori il 7 di ottobre con tutti i bambini che vogliono aderire a questa festa, daremo sempre un gran contributo a chi vuole averlo, insomma, ecco. Come gara ricordo un ricordo bellissimo, sono arrivato da solo, è stata una grande festa, conservo con me la mia grande lira che ho sempre nel mio cassetto e è un ricordo bellissimo. Quest'autunno hai già pensato cosa farai dopo una bella e lunga vacanza, un bel riposo? Pensi che tu ti butterai come direttore sportivo, come dirigente o hai qualche altro progetto in mente? Ah, diciamo che oggi sto pensando tante cose, ma è difficile anche concretizzarlo. Comunque sto pensando di fare questa grande festa, dare un addio molto elegante e bello. Ci ricordiamo sarà il 7 di ottobre. 7 di ottobre in occasione della Gazzega di Mori. E ho chiesto a tutti i presidenti, tutti i bambini trentini e non di cercare di aderire a questa festa per renderli partecipe, cercando di fare una grande festa per tutti.